ragazzi e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi un video recensione slash aggiornamento semipermanente è da un po' che non vi porto sul canale il semipermanente, quindi eccoci qui. Zeus oggi irrequieto, diamogli un suo croccantino speciale, un close up su di lui, la bellezza. Come avrete letto dal titolo, i prodotti che andrò a utilizzare sono di Astra, perché appunto voglio farvi la recensione solo sui loro prodotti. Non è una collaborazione, nessuno mi paga per fare questo video, semplicemente su Instagram diverse persone mi hanno chiesto come mi trovassi con i prodotti di Astra. Ormai sono circa 4-5 mesi che li testo, da quando sono usciti subito li ho provati, tipo dopo neanche 2 giorni, e avendo tutti i prodotti dalla base al top coat posso dirvi che cosa ne penso. E voglio aprire una parentesi grandissima che devo sottolineare con 8000 evidenziatori: io sono autodidatta da 5 anni. Questo video non ha la finalità di insegnare niente a nessuno, aprite bene le orecchie perché non voglio rispondere a commenti qui sotto, è semplicemente un video dove vi mostro che cosa faccio io, che cosa ho imparato. La mia migliore amica è estetista certificata, lavora come estetista e mi ha dato qualche dritta, ma io non ho mai fatto nessun corso, tutto quello che ho imparato l'ho imparato sulle mie unghie e non mi permetto assolutamente di toccare le unghie degli altri. Chiusa questa parentesi doverosa, direi di passare alle clip dove mettiamo e togliamo il semipermanente. Altra domanda che mi fate spessissimo: come rimuovi il semipermanente? E vi ho registrato tutti i passaggi. Il primo accessorio che utilizzo è uno spingicuticole e io mi trovo benissimo con questo qui, che è del brand Happy Glam. Vado a spingere le mie cuticole cercando anche di rimuovere le pellicine attaccate all'unghia. Questo passaggio è molto importante dal momento in cui una pellicina attaccata può far sollevare il semipermanente. Per rendere il tutto più pulito ho comprato su Shein queste punte di fresa, vado a utilizzare questa qui molto sottile che mi ha consigliato la mia migliore amica estetista per andare a pulire il giro cuticole. Ovviamente imposto la fresa alla minima potenza. Passo poi alla tronchesina per tagliare tutte le cuticole e pellicine varie odiose, facendo attenzione a non tagliarmi. Ci sono diverse persone che sono contro il taglio delle cuticole, ma io senza non riesco proprio a vivere, sinceramente. Dopodiché con una lima do la forma che preferisco all'unghia, solitamente le porto corte e poi con il buffer vado a opacizzare la parte superiore. Dopo aver terminato con il buffer e la lima, con uno spruzzino riempito d'acqua, rimuovo tutta la polvere creata. Passo ora al Night Prep, che è un disidratante che aiuta ad eliminare gli oli e i grassi naturali dell'unghia, favorendo così l'adesione dei prodotti successivi. Dopo averlo applicato su tutte le unghie, lo lascio asciugare all'aria per 30 secondi perché non necessita di lampada UV. Applico poi il primer Ultra Bond, ne stendo un leggero strato facendo attenzione a non toccare le cuticole perché altrimenti può creare sollevamento, e ve lo straconsiglio perché è un primer molto delicato, mi ci sto trovando davvero bene. Anche questo prodotto va lasciato asciugare all'aria per 30 secondi. Successivamente passiamo con l'applicazione della base. Questa è una base completamente trasparente per aumentare lo spessore dell'unghia. L'unica pecca è che non è autolivellante e se siete alle prime armi non ve la consiglio perché è un pochino più difficile da stendere rispetto alle basi autolivellanti in commercio. Io preferisco stendere la base poco alla volta, mettendo il prodotto al centro dell'unghia e distribuendolo poi con il pennello scarico, tirando dal giro cuticola verso il basso. Questa è una tecnica che ho imparato grazie a Jex, la mia migliore amica estetista. Mi raccomando, è importante fare attenzione ai laterali dell'unghia e alla punta. Dopodiché polimerizzo in lampada UV per 120 secondi. Inizialmente facevo 2 dita alla volta, andando in lampada per 60 secondi, ma ora preferisco farne 4 alla volta per autolivellare le unghie prima di polimerizzare. E a parte faccio sempre il pollice per evitare colature, eccetera, eccetera. Sotto nell'info box vi lascerò il link della mia lampada LED che ho acquistato 5 anni fa su Amazon, con cui mi trovo benissimo.
Passati 120 secondi, passo con la stesura del colore. Questa volta ho scelto un colore abbastanza power, il numero 42 verde menta. Anche per il colore faccio attenzione a non toccare le cuticole e ne stendo uno strato sottilissimo per evitare che il prodotto non si asciughi bene e magari creare delle bolle d'aria che poi non riuscite più a recuperare. Meglio fare più passate che mettere troppo prodotto sull'unghia e messo male, mi raccomando, ricordatelo. Lo applico sempre al centro e lo distribuisco con il pennello scarico. Dopo averlo steso sulle quattro dita, vado in lampada per due giri da 120 secondi. Faccio poi la seconda passata e con questo colore in specifico ho fatto anche una terza passata. Questa che state vedendo era l'ultima passata e mi concentro soprattutto sui laterali e sulla punta, creando proprio una chiusura del semipermanente per evitare che mi si alza dalla punta. È un passaggio molto importante questo. Concludo poi con i classici due giri di 120 secondi in lampada e infine passo al top coat. Questo prodotto mi è piaciuto tanto perché si stende con molta semplicità, rimane brillante per tanti giorni ed è autolivellante. Sì, è autolivellante. Anche qui mi raccomando, partendo dal giro cuticole ma senza toccarlo, prendete tutta l'unghia, laterali e punta compresa, e poi polimerizzo per due giri di 120 secondi in lampada. A parte faccio il pollice, lascio raffreddare il tutto all'aria per almeno un minutino per evitare un'eventuale opacizzazione e infine elimino l'ultimo strato di dispersione con un pad di cotone imbevuto di cleanser. E questo è il risultato finale. Devo dire che i colori di Astra sono veramente pazzeschi, nonostante hanno una formulazione abbastanza liquida, si stendono con una semplicità assurda e sono proprio belli brillanti, molto scriventi e costano anche poco, 6,90€ a colore. Ora passiamo alla rimozione. Questa manicure l'ho fatta esattamente un mese fa ed è normalissimo che ci sia tutta questa ricrescita, ma come potete vedere in video il colore è ancora super lucido ed è rimasto intatto senza sollevamenti. A parte questo pezzettino che si è scheggiato, ma è stata colpa mia perché ho il brutto vizio di toccarmi le pellicine, non fatelo. Quindi vi riconfermo che tutta la linea Astra Nails per me è promossa a pieni voti, con un asterisco sulla base coat che, non essendo autolivellante, non la consiglio ai principianti, semplicemente perché farete molta più fatica. Passiamo alla rimozione. Ci serviranno dei dischetti di cotone, una lima con grana 80-100 che utilizzo per opacizzare lo strato di top coat, uno spingicuticole per andare a sollevare il semipermanente, il solvente specifico per il semipermanente, e questo è di fondamentale importanza. Su Instagram mi chiedete spesso perché l'acetone classico non funziona, semplicemente perché esistono i remover specifici per il semipermanente che non danneggiano l'unghia sotto. Ragazzi, è importante fare attenzione a quello che si fa. Io personalmente l'ho travaso in questo dispenser con la pompetta che ha il disegno del dischetto. Si preme ed esce tutta la quantità giusta di solvente che poi metto sull'unghia. Questo dispenser l'ho preso su Shein a 1€ e sotto nell'info box vi lascio il link. Poi ci servirà un buffer che servirà per livellare l'unghia e per finire queste mollettine qui, prese anche queste su Shein, che ci serviranno per mettere in posa il cotone sull'unghia senza sprecare la famosa carta argentata da cucina. La prima cosa che faccio è tagliare 5 dischetti di cotone a metà per evitare di sprecare troppo cotone inutilmente, anche perché metà cotone vi basterà per coprire l'intera superficie dell'unghia. Con la lima 80-100 opacizzo la prima parte del vecchio semipermanente, facendo diventare l'unghia completamente opaca. E mi raccomando, non fate troppa pressione con la lima. Faccio questo passaggio su tutte le unghie fino ad ottenere questo risultato finale. A questo punto bagno un dischetto di cotone alla volta con il remover e lo arrotolo al dito facendo questo movimento che vedete in video. Per lasciarlo in posa metto una di queste mollettine. Ripeto il passaggio per le unghie successive e vi assicuro che con il dispenser che vi ho mostrato prima questa parte è ancora più veloce. Dopo aver messo in posa tutte le unghie lascio agire il solvente per circa 10 minuti. Passati 10 minuti andiamo a rimuovere sia le mollettine che il cotone e guardate, il semipermanente già si sgretola da solo. Ora non faccio nient'altro che alzare questo residuo di semipermanente con lo spingicuticole e automaticamente si toglie.
Mi raccomando, non dimenticate di rimuovere lo strato lucido superiormente con la lima per facilitare questo passaggio, altrimenti il solvente, nonostante lo mettete in posa per 10 minuti, non riesce a penetrare nel semipermanente. Io ho anche la fresa, ma sinceramente non la preferisco per rimuovere il semipermanente, anche perché non sono esperta e non voglio creare danni all'unghia permanenti. Quindi fate attenzione. Dopo aver rimosso il semipermanente su tutte le unghie, passo un buffer per rimuovere eventuali residui e per livellare le unghie, e questo è il risultato finale: unghie pulite e sane. E poi niente, si riparte tutto da capo con i passaggi che vi ho mostrato prima. E siamo giunti al termine del video. Come sempre vi ricordiamo di iscrivervi al canale se non siete iscritti, di attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video. Vi aspettiamo anche su Instagram e TikTok. Vi mandiamo un fortissimo bacio e ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi, vai amore! Ciao ragazzi!